continuiamo. Ma non ho notato, guarda che dietro c'è una porta. Però non si ci può andare, non ci avevo fatto caso. Sì. Passiamo al figlio di Reborn. Qua non ci dovrebbe essere nada. Non c'è questo. Vabbè, non c'è nulla adesso. Mi dice che c'è questo qua. Andai in ora. È cambiata, no? È uguale? Sì, perché c'era Papyrus che interagiva con Undyne qua. Che non l'avevamo ucciso. È cambiato sé. Io, hai visto il modo in cui ti fissava? Questo è stato fantastico. Sono così geloso. Lei stava lì ad aspettare e tu poi... Andiamo a vedere come fare fuori qualche cattivone, praticamente. 18 rimasti. Sì, qua devo uccidere. Ma? Sono stati già piazzati. Educazione, hobby, talento. Ammazziamo tutti qua. Cos'è sta campanella gialla? Non c'era. Non c'era quella campanella gialla prima. Qui non appaiono mostri però. Ma se non appaiono non ci posso fare nulla. È stranamente silenzioso. Sono tutti stranamente silenziosi, no? Vediamo se qui troviamo qualcuno, no? Era già aperto il muro.
No, questi sono uguali, non c'è cambia nulla. Ma non mi colpisce mai. Crepe. Guarda come crepe. E dai. Io, hai visto? Andini mi ha toccato. Non mi laverò più la faccia di nuovo. Oh, sei sfortunato. Se tu stavi un po' più la sin sulla sinistra, non preoccuparti, sono sicuro che la rivedremo. Stranamente in silenzio. 16 rimasti. Se troviamo qualche nemico non è che mi dispiace. È vuoto. Sono scappati tutti. Donna. Cioè, comprensibile, eh? Però nel senso è bruttissimo. Ah, la paperella però non è scappata. Qua c'era un altro oggetto. Ora non mi ricordo se era qualcosa di offensivo, forse sì, mi sembra. Bullet shows. Sette di attacco. Dog glove quanto aveva? 5. Qua non c'è nessuno, non ci sono nemici. Oh, uno qua. No, questi sono quelli scriptati. Non ce ne sono altri qua di questi. Dov'è? C'è la casa di Napsta Blue che dobbiamo farmarli, mi sa. Non c'hanno. Non ci mancano, non c'hanno. Madonna mia, che brutto. Shiren. Forse qui si possono formare. Ah, qui dove c'è... non mi ricordo com'era il puzzle questo qua. Ok, era così.
Vabbè, mi è rimasto il residuo del cane, come calcolato. Bella quella mossa di Undertale. Qui ora incontriamo il bambino. Ehi, hai un ombrello? Fantastico. Andiamo. Cavolo, Andine è così figa. Lei batte praticamente, i cattivoni non perde mai. Se io fossi un umano, mi viscerei addosso al nemico tutta la notte, bagnerei tutta la notte, sapendo che lei verrebbe a picchiarmi, a farmi fuori. Ma cerco di capire se avrà senso questa pozzanghera. No, mi sa. Non ci avevo fatto mai caso. Troppissimo. Ma cammina nel vuoto. Camminiamo nel vuoto. Va bene. Quindi una volta abbiamo avuto un progetto a scuola dove dovevamo prendersi cura di un fuoriore. Il re, dovevamo chiamarlo Mr. Dreamer. È stato volontario, cioè volontariamente ha donato i suoi fiori. È finito per venire a scuola e insegnare in classe robe sulla responsabilità e cose simili. Quella cosa mi ha fatto riflettere. Io, quanto sarebbe figo se Andine venisse a scuola? Lei potrebbe fare fuori tutti i maestri. Professori, maestri. Forse lei non ucciderebbe, farebbe fuori i maestri. È troppo figa per fare del male a una persona innocente. Io, questa altura è troppo alta, cioè questa cosa è troppo alta. Vuoi vedere Undyne, giusto? Arrampicati sulle mie spalle. Ehi. Prova a essere meno dura la prossima volta. Ah, comunque. Troverò un modo per attraversare dopo. In effetti, non dicevo quella cosa lì. 13 rimasti. No, qui non c'è nessun nemico, non riusciamo a uccidere nessuno ancora. E qui comincia il famoso inseguimento. Ormai tra poco affrontiamo pure andare. Dai, siamo sulla strada giusta perché sta velocizzando e sta spuntando sempre di più. Ma
qui. Dai. Pensavo di farci. And in and in quello che è comunque. Ma mi fa cadere. E andiamo a finire nella discarica. Sembra come se venisse da qui. Oh, sei caduto. Non è vero? Stai bene? Ecco, alzati. Ciara, eh? Questo è un bel nome. Mi chiamo Chloe. Dai, Nico. Lo so. Qui non riusciamo a formare nemici per ora. Secondo me nella zona dove c'è Napsta Block che li riusciamo a formare. Ma allora come lo battiamo il manichino se non c'è Napsta Block? Interessante questa cosa da sapere. Vai, usiamolo a caso perché questo cura ancora di più MA. Vuoi picchiarlo? Sì. Lo premi. Cioè, gli dai un pugno alla massima forza, ti senti bene. No, che me. Dove? Dove me lo diceva? Stolto. Tu pensi che può farmi del male? Sono un fantasma che vive dentro un... vabbè, un manichino. Mio cugino viveva all'interno di un manichino anche, finché non sei venuto tu. Non solo le tue azioni ne hanno causato di abbandonare la casa, gli hanno fatto abbandonare la casa, ma ora tutti i loro vicini sono andati pure. Schifoso, schifoso, schifoso. Tu sei la peggiore persona che mi hai incontrato. Non sarò mai... Il mio livello di manichino si stanno innalzando, tipo. Oh, questa sensazione. Eureka, 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 eureka. Umano, questo momento. The moment of unbrindled. Unbrindled. Sfrenato. Questo momento di emozione sfrenata. Mi ha permesso finalmente di fondermi col mio corpo. Ora sono completamente corporeo. Il mio sogno di una vita è stato realizzato. In cambio credo che non ti farò fuori. Come ti sembra? Ah, voglio uccidere lo stesso. Non l'ha detto, scusa. Forse non mi ricordo io che ha detto. E cosa aveva detto? Me lo ricordi? Qua mi sa che devo farmare i nemici. Oh no. Dove cacchio si farmano nella... Ah, the true name. Ho capito, ma cosa significa detto your name? Non è che significa... È scappata pure la paperella. Non è che mi dice molto. L'ho visto quello, comunque. Non c'è Naps. Guarda. Ci sono manco le lumache.
Vuoto. Sì, ma non ho ancora trovato il posto dove farmare. Ho ancora trovato il posto dove farmare i mostri. Ho qua nella waterfall. Fatti vedere. Ancora il video 12. Wahaha, quindi sei venuto qua. Che piacere. Invincibile più a lungo. Destino. Tanto tempo fa, Sgore e io eravamo d'accordo sullo sca che scappare. Cioè, ci siamo messi da. Cioè, eravamo praticamente in sintonia. Eravamo la stessa idea che scappare sarebbe stato inutile. Visto che una volta che noi ce ne andiamo, gli umani ci scappiamo, quindi usciamo da qui, tipo, ci ucciderebbero. Alla fine mi sono sentito un po' tradito quando alla fine ha cambiato idea. Ma ora pe penso, forse aveva ragione. Perché dopo tutto, nonostante non siamo mai scappati, un umano ci sta uccidendo comunque, non è così? Ah, minaccia. Ho vissuto troppo a lungo per essere paura, per aver paura di qualcosa come te. Provaci, ragazzino. So che non puoi qui. La conoscenza è l'unica cosa per cui sono sopravvissuto così a lungo. Combattere. Eh? Combatterti? Nah, non sono un eroe. Non lo sono mai stato. E dopo tutto, queste vecchie ossa non sono fatte più per combattere. Un attacco da te e io. Beh, bene. Almeno parlandoti ho fatto guadagnare un po' di tempo a coloro che stanno scappando. Eroe. Non sono un eroe. Ma so che c'è qualcuno lì fuori. Qualcuno che non si arrenderà mai a fare nel fare la giusta cosa. A tutti i costi. Non c'è una profezia o leggenda su qualcuno del genere. È solo qualcosa che so che è vero. È che qualcuno come. Qualcuno. Quindi l'hanno scoperto tutti e sto uccidendo tutti, praticamente. Qualcuno del genere ti farà fuori. Cosa? Ma non lo posso combattere. Forse più avanti. Forse devo uccidere tutti in questa zona. Ma in questa zona ancora devo farmare i nemici. Non ho trovato il posto dove farmare i nemici. Uccidere pure il Temmy. Ma cos'era quella roba dorata? Ancora non ho finito di farmare nemici. Magari dopo che ho farmato i nemici. No, oh, qui si possono farmare forse. Non lo so se si possono farmare qui. Me ne mancano tipo una diecina, una roba del genere. Qua ne ho trovato un altro errore. Vediamo. Ok, forse li sto trovando. Comunque c'hai le scuole chiuse, te? Maltempo? Anche da te, eh? Questo rappresenterebbe il sudore praticamente. Che schifo, mi sono fatto colpire al sudore. È bello che quando ti togli un tot di vita li puoi risparmiare. Your love is increased. Quindi in realtà li puoi risparmiare anche colpendoli. Vabbè.
Mi ha spoilerato che era morto. Perché si è trasformato in la versione piccola prima che. Comunque lì si possono farmare. Ultimi 5. Non avevo trovato una zona dove potevo farmarle ancora qua. Ho fatto la parte di Undyne quando. Undyne, come cacchio si dice quando ti insegue, no? Ti ricordi con le lance? Forse quando fai tutti i danni perfetti che ti spunta il robot dorato. Sì, ma durerà decisamente meno, forse anche la metà del tempo, a meno che non ci sono boss segreti, zone segrete che non ho sbloccato, tipo il laboratorio, la parte segreta del laboratorio di come si chiama? Di Alphys, cioè finirà molto prima. Dura la metà praticamente, mi sa. Vabbè, vediamo. I fiori non parlano più. Mi sa che abbiamo ucciso tutti. Non ancora. Mandini non credo la shot. Cioè, mi sembrerebbe assurdamente troppo facile. Non credo proprio Andino la shot, anzi Andino secondo me sarà anche più forte di prima. Proprio perché stiamo prendendo il percorso, la strada sbagliata, tra virgolette. Ok, ma è una game. Che è spuntato. E fu spuntato quel messaggio brutto, cambia pure la host di merda ora. Vediamo se vado qua. Fight. Non lo posso. A voglia, già ora ci arrivo. E ora andai in. E ora. Perché continua a scomparire la faccina comunque quando trovi qualcuno? Sembra la faccina di Flowey. Voglio controllare il Tammy Village. Tammy, come cacchio si. Ah. Ah, non vende la roba di istruzione. La musica è diversa. Buttiamo le cose che non ci servono. Vendiamo. Ma Snowman Pieces quanto mi dà di vita? 45. Non lo posso uccidere, Tammy.
Ma ci sta. L'avrei ucciso, è troppo utile. Stiamo cercando di quanto di down, se no la vendo. 10, vabbè, vendiamo, tanto non lo sarò mai. Ma non lo so se si può uccidere, non me lo fa uccidere. Magari poi torna indietro. Ma questo non si può uccidere. Poi in caso se arriva alla fine controllo. Ce lo scrivo. Allora, ma ve le scrivo. Quei sono che non posso uccidere, così poi li vado a controllare. Chiamo sto file Undertale. Waterfall. Tartaruga e Temmie. Shop tartaruga scrive. Ma se non li posso uccidere, non li posso uccidere. Ma questo Temmie non credo te lo fanno uccidere. Ok. Dice tutto che sono Temmie questo. Ah, vediamo se c'è ancora il tizio che... la tizia del tizio che guardava qua. Ma c'è ancora. Vattene body cave. Hanno tutti paura, hanno tutti abbandonato il posto. Ma io gli dico, ma dove se ne sono andati? Che comunque, cioè, sottosuolo è quello che è, prima o poi li troviamo. Questa cosa mi fa paura che alla fine li uccideremo comunque tutti. In un modo o nell'altro. Ma non lo so. Vediamo. Ramblin è qui. Più davanti se non sbaglio per giunto. Ora non mi ricordo preciso preciso, ma dovrebbe essere qui davanti, come giusto. Ecco, qua mo la rincontriamo. È qui Andy. La prossima battaglia. Dietro. Ora se ne va. Mi guarda in faccia e se ne va. Poi saliamo verso su. Non mi ricordo se c'è qualcosa che la distraeva. Sette anime umane. Con il potere di sette anime umane, il nostro re Asgore Drimur diventerà un dio. Con quel potere, Asgore finalmente potrà distruggere la barriera. Finalmente ci riprenderemo la superficie dall'umanità. Dagli umani, praticamente. Vabbè, gli faremo soffrire tutto quello che abbiamo fatto sofferto, praticamente. Capisci, umano? Questa è la nostra unica possibilità di redenzione. Consegnaci la tua anima o te la strapperò dal tuo corpo. Ecco il bambino, vero c'era. Annin, ti aiuterò a combattere. Mi salvo per il bambino. Io, ce l'hai fatta, Annin è proprio davanti a te. Hai le stre... sei in una sedia praticamente al primo... nella prima fila nel suo combattimento, quindi ti godrai tipo il suo combattimento in prima fila. Aspetta, mi sta affrontando. Ehi! Non lo dirai ai miei genitori, vero? Così sono sempre silenzioso. Ora ritorno silenzioso questo. Ah no, ok, questo parlo.
Questo qua non l'ho mai capito, sta erba qua. Vabbè, dove c'era il bambino in realtà, però non può interagire nulla. Era bello se c'era un oggetto o qualcosa. Forse era un po' troppo. Determinazione. Qua c'è dove c'è il bambino che sta per cadere ora. Io. La dobbiamo fare morire. No, perché devo farlo morire lui? Io. Andrì mi ha detto di stare lontano da te. Ha detto che tu hai fatto del male a un sacco di persone. Ma io, questo non è vero, giusto? Io, perché non mi rispondi? E cos'è quella strana espressione? Oh no. Oh cavolo. Il mio cuore mi sta battendo fortissimo. Che cosa farebbe Andin? Io. È meglio se ti fermi dove sei. Perché se vorrei fare del male a qualcun altro, tu dovrai superare me prima. No. Facciamo check un attimo. Sembra più gratis. Andin, ti sono fatto del male? Del male? Non è nulla. La prossima volta ascolta quando ti dico di andartene, ok? Andin, io mi occuperò di questo. Vai via di qua. Non è nulla. No. In qualche modo, con solo un colpo, sono già. Merda. Papyrus Alphys Asgore. Proprio così io ho fallito. Vi ho deluso, dico, ho fallito. No. Il mio corpo è come se sta facendo a pezzi, come se in ogni istante mi distruggerò, quindi scomparirò in un milione di pezzi, quindi sarà distrutto in un milione di pezzi. Ma nel profondo della mia anima c'è una bruciante sensazione che non posso descrivere, una bruciante sensazione che non mi lascia morire. Non è più qualcosa sui mostri, no? Se tu mi superi, tu li distruggerai tutti, no? Mostri, umani, tutti. Le speranze di tutti, i sogni di tutti. Scomparsi in un istante. Ma non te lo farò fare, non te lo permetterò quindi. Proprio ora, tutti nel mondo, riesco a sentire i loro cuori battere all'unisono. E noi tutti abbiamo un obiettivo, sconfiggerti. Umano, no, qualsiasi cosa tu sia. Per il bene di tutto il mondo, io, Undyne, ti farò fuori. Ti dovrai impegnare più di così. L'eroina appare. Perché c'è una lancia che gli esce dall'occhio? Andin the Undying. Andin l'immortale. Oioio! Però porco. Ma che danni fa? Ma infatti può 10 danni alla volta. Vabbè, però oddio. Vabbè. Mi devo sorbire tutta la cinematica di nuovo. Ma tanto più del livello 10 non posso andare. Fatto apposta.
Ma dai, ma fa un botto di danni, cioè. È ingestibile. Ma fa troppi, dai. Devo curarmi per forza. Ma mi dà un cazzo di vita. Ma come cazzo fa? Vabbè. Il vento sta soffiando. Vabbè. Ma dai! Sì, mi volete bene, come no? Sì, tutti così dite. Vabbè. Ma come faccio? Sì, però, Dio buono, ma come fai? È impossibile. E poi non c'è manco cibo che ti cura così tanto. L'unica cosa è il residuo di cane. Che dovrebbe rifillarti tutta la vita. È un mezzo cheat quel roba. Però è pure rischioso perché alcune volte ti dà solo 2 di vita. E non so se ti rifilla sempre la vita, perché io l'ho usato a Pacifist, e a Pacifist giustamente non è che ha molta vita. Dai! Ok. Vabbè, tutti l'ho sbagliato. Non va bene. Il fatto che non è che ti riparte subito la partita, perdi il pattern. Se mi riniziasse subito mi aiuterebbe di più il gioco. Vabbè, l'ho capito un po' il pattern, però, cioè... è comunque veloce, cioè... vabbè. È comunque veloce, cioè, quello è fatto. È semplice. Questo è lento ed è bastardo perché ce n'è 50.000, questo. Oddio, vabbè. Vabbè. Di nuovo. Ah dai, ste cazzo di lance. Vabbè, l'ho anticipato. Sì, la Madonna, che cazzo è? Ora mi inganna pure con le freccette.
Guarda che stronza, non ce la farò mai. Ma come cazzo? No, ci deve essere un modo, non credo la devi affrontare così. Non ci credo che la devi affrontare così. Io non ci credo che la devi affrontare così. Ora solo c'è. Nulla. E non può fare nulla, è questo. Io devo capire tutti i moveset, cioè. Vabbè. Sì, è la Madonna, però, Devo farmi colpire soprattutto da queste e dalle lance di terra. Ai, cazzo. Vabbè. Ho detto non devo farmi colpire, non devo farmi colpire. Vabbè. È andata un poco meglio però. Vabbè, però tutti me li sono presi. Come fai? Ma è impossibile questo! Guarda, io forse ho la soluzione. Quanti soldi c'ho? Minchia, dica. Mi sa che... devo fare così. Devo andare dalla tartaruga di merda che mi dà la roba dell'invincibilità maggiore. Per più tempo. Proviamo in quel modo. Perché se c'è quella tartaruga ancora lì che ti vende le robe, c'è un motivo. Proviamo. Tanto soldi in realtà ne ho potenzialmente anche infiniti col residuo di carne, quindi. Cloudy Glasses, compriamo e torno in notebook. Tanto la mia difesa probabilmente non serve a un cazzo. Comunque. Per come sto messo. Meglio l'invincibilità allungata. Perché mi fa evitare qualche danno se ci ragioni. Perché quando mi colpiscono per esempio tutte quelle freccette lì, sono invincibile per più tempo e quindi giustamente sopravvivo di più. Poi ora passiamo al Temmy Village. Ok. Ci farmiamo le dog salad un attimo. Possiamo vendere queste cose che ricaricano 10, così queste qua posso vendere.
No, visto no, Astrofood praticamente lo posso vendere. Monster Candy, vendiamolo. Pure questo. Ok. Poi posiamo questi due per ora, questo qua, e facciamo così. Sì, dico. Le strategie. Possiamo queste due dobbe sala di intanto. Io ho che inventarmi le strategie. Il problema è che le dog salad alcune volte ti recuperano solo 2 HP. È tipo un lancio della monetina. Quindi in realtà non mi porterò tutte dog salad, ovviamente. Madonna mia. Servo l'ultimo 1 o 2 di dog salad che mi dà. Ok, mi ha riempito. Visto. Io al HP non si sa quanti ne cura. Uno dei residui di cane ce li teniamo, ovviamente. Allora, ci prendiamo 1, 2, 3. Posiamo questo. E un altro dog salad. Ok, riandiamo da Andin. Ma ci sei, Nico? Boo. Bevo un po' d'acqua, nel frattempo cammino. No, ho sbagliato la strada. Sopra, sopra, destra, sopra, giù. È prima destra, poi giù, bello. Andini sembra più determinata di me comunque. Sì, sbrigati. Mi sa che andate a FK lì. Mi faccio meno danni però, cazzo.
Non mi devo fare colpire. Ma in realtà alcune volte ne faccio anche di più, dipende. Vabbè. Dai! Poi non so se senza l'invincibilità sarei sopra. Ecco. Questo è di quello di cui parlavo. E Dog Salad. Dio, ma devo per forza sfigare. Ecco perché non sono ci si può fidare delle Dog Salad. Poi non so se ti curano sempre lo stesso ammontare di HP, capito? O se è a casa ogni volta. Forse l'arma è meglio non cambiarla. Riparte da lì. No, niente, io mi sono spostato. Di nuovo. No, è sempre fissa, hai visto? Mi ha dato solo due di nuovo. E allora la prima Dog Salad la dobbiamo buttare, per esempio. Ok. Adesso questa mamma ammazzata. La Dog Salad la prima la dobbiamo buttare. Dobbiamo strategizzare pure attorno alle Dog Salad, diciamo, ti rendi conto? Non sono spostato in tempo. Vabbè. Prima Snow Piss. Questa invincibilità mi ha aiutato. Sì, è la Madonna. Che la terza Dog Salad è pure buona. Sì, vabbè. Come cazzo? Madonna, vabbè. Ecco, questa fa cacare invece. Ma qua come cazzo fai? Novis. L'invincibilità di certo aiuta. Però certo, se non la colpiamo non si vince. Dai. Allora, questa si butta. Era la quarta, altra schifosa, mi sembra. Vabbè, ora vediamo. Fino è mezzo impossibile. Spero che tipo arrivi a un tot di vita che la shotti direttamente. Credo che sia così. Sennò è mezzo impossibile. Non ce la fai. Vabbè.
Sì, va bene però. Dai, poteva andare peggio. Sì, vabbè. Visto come dico io. Ma stai zitto, Nico, che ne sai? Vabbè. Che ne sai te? La sto già capendo piano piano. Boh, quello lì non lo so, giro così attorno. La Madonna 2. Non la rischio. Ai 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 ai. Curiamoci. Questi qua non so. Sì. Dio buono, ma seriamente. Vabbè, ma che ti sembro? Che ti sembro? Che ti sembro? E che ti sembro? Porca puttana, guarda, che cazzo so, Dio. Eh sì, è arrivata la fine. Cazzo però. Ok. Ok. Già è un progresso questo enorme. Lì non c'ero mai arrivato. Alla faccia di Nico che dice oggi non lo fai Undyne. Allora, ti faccio vedere. Mi stai sfidando, cioè. Lì sempre mi sclicco. Ok, interessante. Ho capito come funzionano meglio le armi. Mi sa che finora le avevo usate male le armi. E Nico, che è l'esperto di turno, non mi ha detto nulla. Devo farle entrambe al centro. Ma immaginavo, ma finora non mi ha funzionato quella roba. Porco. Ci siamo capiti? Porca puttana però. Oh, c'è un punto preciso, ancora non ho capito, devi beccare i punti precisi. Però si può fare quegli attacchi lì. No, troppo presto. Vabbè, qui ho sbagliato.
Quasi, se li facevo entrambi facevo più danni. Questi qua si possono fare, ma è anche un casino. Ehi là. Hai visto? Non sempre al centro me la fa quella roba, non capisco perché. L'aspettativo che si fermano, ma deve essere anche veloce. Un HP. La Madonna, sì. La Madonna 2. Sono arrivato dove sono arrivato prima, già da prima. Non so se ho però più cure, forse. Non più, credo. Se avevo più cure, non ce ne ho. Sì, ma io credo che dobbiamo portarla tipo al 30% di vita, come dicevo prima. Vabbè. Facciamo così, guarda. No! Allora, devo testare solo una cosa. Mi devo fare colpire apposta perché devo testare una cosa. Perché se no poi è rischioso dopo testarla dopo. Perché se sono in una buona run e poi sto perdo per colpa di quello, mi incazzo. Attaccami, uccidimi. Devi farmi danni, c'è nel senso. La terza dog salad. Ecco, la terza dog salad mi dà un cazzo. Ecco questo. Quella lì allora la si butta. Ok, a posto. Ah, è fattibile. Allora è difficile. La terza sala la dobbiamo buttare. Però c'è sta artefatto. Io sto un po' cheatando, ma in realtà esiste nel gioco, non è colpa mia, cioè. Questa si butta. L'ultima dog salad non lo so se è buona. Il problema è che non ho modo di testarli se non con Andini, quindi devo fare sempre il giro. Infinito, perché qua non ci sono altre casse. E ho la sensazione che non c'è bisogno di usare l'arma che sto usando. Basterebbe us l'arma che uso anche l'altra. Però, boh, mi dà un botto di invincibilità. Cioè, è vero che perdo poco di danno. Anche se trovo il modo come ho fatto prima, che faccio il danno con la specie di robot dorato, faccio più danno. Quindi, non lo so, cioè. In realtà. Quindi boh, ora vediamo. Sì, il gioco te lo dà, devi mettere la combinazione sul pianoforte, che in realtà la combinazione la puoi capire dalla statua. Cioè, è un po' segreta come cosa, tra virgolette, se non c'è la combinazione l'ho guardata su internet perché non sono un maestro di musica. Però c'è, cioè, nel senso, il gioco te lo dà, sì. No, la pot... La torta non la voglio usare. Fatto che se sono full vita non me lo dice quanto vita mi ha dato, eh. Tanto salvato. Ah, it's literally garbage. Ossa, fammi capire, tanto no. Ah, quella It's Literally Garbage è quella che ti rifulla tutto, praticamente. Oh, ok. Facciamo così.
Allora, basta testare le cose allora. Che mi tocca fare? Allora, la prima dog salad. Ossa. Stessi yeppi, dice. Ah no, cambio sempre. Ok, cambia sempre. Ma questo non è rimasto uguale. Fried tennis ball. Oh, non sto citando, mica. Sto cercando di capire come funzionano sti cazzo di salad. Eh no, 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 è casuale quello che dice. Però il contenuto non è casuale, fidati, perché la prima mi dava sempre il co Allora, la frase che dice quando se la mangia è casuale, per non farti capire, perché ti deve far il gioco ti deve far impazzire per forza. Però gli HP che ti dà sono fissi. L'abbiamo testato, cioè, perché più volte mi dava 2 HP, per esempio, quelle schifose. Quindi, no, non fare domande sul dog salad, che è letteralmente insalata di cane. Non fare domande. Non fare domande su quella cosa. A Pacifist è stato inutile questo artefatto, ma credo che. Cioè, alla fine non serviva. A Genocide credo che questo artefatto è molto potente. È insalata di cane, fatta col cane. I cinesi mangiano i cani, no? Sicuramente avrà origini asiatiche questo personaggio, Chara. Semplicemente quello, cioè. Che c'hai contro i. La gente di etnia asiatica, ti devo bannare. Non ho capito. Ma. Dico io. A parte che il gioco è fatto da un giapponese, tipo, se non sbaglio. No, non è giapponese. No, sto scherzando. Toby Fox non è giapponese, però sicuramente avrà collaborato con giapponesi e cosa. Non credo sia giapponese Toby Fox. Però il gioco esiste in giapponese, capito? Giapponese e inglese e basta. No, sto sbagliando. Però il gioco esiste in giapponese e inglese e basta, capito? Non esiste né in francese, né in tedesco, né in nessuna lingua originariamente. A meno che non fai se esistono delle patch, so che esiste la patch in italiano. Ma originariamente il gioco non è stato mai tradotto nelle altre lingue. Quindi, secondo me avrò collaborato con qualche giapponese pure. Non mi stupirei, considerato il gioco che è. Non mi stupirei assolutamente. Tutti i dettagli, le robe secondarie, eccetera, eccetera. Anche se in realtà nei crediti c'era una lista di persone enorme. Quindi non lo so. E c'erano anche dei nomi cinesi, se non sbaglio, giapponesi. C'erano dei kanji. Quindi. Il maestro, guardalo, guardalo. Ma lo batti o Giandini? Ma ti faccio vedere io come si gioca. La faccio zero damage ora. No, zero damage è impossibile. Ecco. Quindi la run zero damage. Dammi un po' di tempo che capisco bene i pattern. Nico non crede in me, oh, è una roba assurda. Ah, ti insegno. Ma questo è infame come attacco un po'. Ecco.
Qui non voglio rischiare, dico la verità. Facciamo così. Ah, va, va. Ho catraiardario, ti rendi conto? Va bene. Ah, male. I danni sono troppo pochi. E devo curarmi. Devo curarmi. Vediamo se sono pisse. Aia, vabbè. Devo andare prima verso l'interno e poi verso l'esterno. È meglio come cosa. O al contrario, vabbè. E no, devi essere veloce. È quella merdata. Questi ti uccido. Dog sale. Questi qua col cazzo. Questi pure col cazzo. Anche se alcuni non riuscite a farlo. Vabbè. Dai, però mi fa impazzire, è stronza. No, mi scliccato, lo devo fare prima. Vabbè. Ah, va. Mi sembro chissà chi a que... vabbè, però, Dio buono. Che attacco di merda. Ci credi che non stacco finché non lo abbatto? Che tu dici non la puoi finire oggi? Ma che fastidioso, Nico. Fastidioso proprio. Ah, dai! Buono! Danno extra fa sempre bene. Oh, vabbè, quasi fatto perfect. Va bene, dai. No, vabbè, se faccio così però... No, devo andare dritto, lì ho sbagliato io. Ce l'avevo. Vabbè. Ma dai! Vabbè. Vabbè. È quel momento in cui non riesci più a fare nulla, mi sa. Perché quando uno gioca un gioco di solito c'è il momento in cui non riesce più a fare un cazzo. All'inizio tipo fa il progresso, poi non riesce più a fare un cazzo e poi arriva il momento in cui diventa Dio e chiude la run senza che se ne rende conto. Per dire, è il livello del roba. È una cosa proprio che si ripete sempre. Ho sbagliato di nuovo. Perché lo faccio al centro e non funziona? Vabbè. Dio buono. Thank you.
Vabbè. Sì, però così, cioè, vabbè, dai, però, Dio buono, eh. Che merda sto attacco. Devo aspettare che scop... vabbè, potevo star fermo. Stavo cercando di capire una cosa più che altro. Ecco. Bella sta qua. Ma perché mi ha dato solo così poco? Che senso qui ti bloccherai due volte? Non so cosa intendo. Che odio però sta cosa che ogni volta di vedere sto bambino di merda da ammazzare però. Ti fa salire l'odio. Vabbè, ho sbagliato. No, vabbè. No, vabbè, quel momento. È il momento in cui qualsiasi cosa faccio va male. Ah, no, è a culo, visto? Vabbè, è a culo. Quanto va? È quel momento. È a culo a quanto pare, niente. Ma niente, prima si era ripetuta la cosa su come... Ok. Madonna mia, mi avevo preso qua... vabbè. Che merda certe volte, vabbè. Vabbè, pure la sfiga se ci mette in mezzo. Sì. Addio. Servirebbe qualcosa che ricarica tanta vita. Come lo Snowbees. E non c'è nulla al momento, quello è fatto. Perché la salad alcune volte ti trolla. La dog salad.
E quello è il problema. RNG, vabbè però. Se non faccio questo perfetto per... vabbè. Ecco. Dai, madonna mia. Ecco. Dogstar. In realtà questo qua lo riesco a fare anche senza prendere danni. Alcune volte se va bene, però... fammi controllare una cosa. Cosa vendeva Gerson? Non lo dice qua cosa vende, mi secca andarci. Oddio, ma ci devo andare per forza. Ma non vedeva robe, curavano 18 HP tipo le cose che curavano. Ma non mi dice che cosa c'ha. Non mi ricordo che cosa aveva sto qua. Non c'è nessuno che ha fatto una lista di quello che vende sto qua. Forse è qua. Vediamo un attimo se è questo qua. No, non l'ha fatto nessuno. Dio però, Niente, continuiamo così. Il problema è che appunto quelle dog salad sono RNG. Ma se uso la torta ora, anche certo, posso usare tutto ora, cioè, porca puttana. Sembra un po' assurdo usare tutto ora. Però lì me la sono evitata alla fine. Dai. Ma non mi ha preso. Vabbè.
Questo qua è quello che non si capisce un cazzo. Questo qua. Questo qua è quello che mi perdo più di tutti. Ok, devo guardare il colore rosso, non mi inganna lì. Cercherò di tenerlo a mente. Ai. No, 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 please. Please. Vabbè. Oh! Sembrano più lente. Oh, cazzo. Vabbè. Questo attacco qui che odio. Vabbè. Please. Vabbè. Mi ha fregato. Cazzo, dai. Se mi curavo ce la facevo, porco cane! Fammi andare a vedere una cosa, va! Mancava un 25% tipo! Fammi vedere cosa vende sta cazzo di tartaruga! Ma non credo che mi vende qualcosa che mi fa guadagnare così tanto vita! Basta che mi fa guadagnare almeno 40 di vita, qualcosa che mi fa guadagnare 40 di vita sarebbe onesto. Mancava 25% tipo. Le cazzi dog salad sono RNG, se non fossero RNG a sto punto già l'avrei probabilmente quasi superato. Cioè, ora l'avrei superato forse. Vabbè. Vediamo un attimo che vende sta tartaruga, perché voglio soffrire il meno possibile e voglio superarlo ora, ovviamente. Meno RNG c'è in gioco, meglio è. No, 10 a 18. Ah, devo giocare in quel modo, non c'è nulla da fare. Riavviamo perché mi secca tornare indietro a piedi. Ah, devo giocare con l'RNG. A quanto pare me la devo giocare con l'RNG. E mi sa che per tutto il gioco me la dovrò giocare con l'RNG. Perché non c'è nulla che cura così tanto poi più avanti anche. L'RNG è la cosa più brutta di ogni gioco. Certo, dipende. Però nel senso, in una situazione, tipo in una situazione del genere, è una cosa bruttissima. Che ha parlato così tanto stavolta? Devo farla ora, devo farla ora, devo farla ora, devo farla ora. Nel senso, oggi. Sì,
Sì, perché quando non si resetta e ci ritorni fa così, ti ridice tutto, anzi ti salta quando perdi queste cose. Più attacchi capisco e riesco a schivare, meglio è praticamente. Significa danni in più, meno RNG. Ho sbagliato io, non so perché ero andato dall'altra parte. Vabbè. No, vabbè. Non l'inizio bellissimo. Non è un inizio bellissimo. Questi non posso guardare il rosso, e te poi guardare il rosso sono morto. Vabbè. Qua non mi devo far colpire, porco cane! Lì non mi devo far colpire! Buono, però, c'è nel senso. Pure in questi attacchi qua non posso permettermi di farmi. Ecco. Come l'ho detto. Perfetto, la dog salad migliore del mondo. Non era rischiosa qua perlomeno, prendiamo lo snow piece. Questo qua purtroppo mi colpisce sempre una volta, è troppo. Ma continuiamo, non molliamo. Che se l'RNG mi blessa con le dog salad ce la faccio comunque. Se decide di volermi bene l'RNG. Vabbè. E qua mi colpiscono sempre due volte, questo è un problema. Cioè, questo attacco è bastardissimo. Devo ruotare anch'io. Se ruoti anche tu, ce la fai meglio. Ma non è semplice. Cioè, l'inizio, se superi l'inizio, poi sembra molto più gestibile la cosa. Andiamo snow pista, andiamo sul sicuro in questo momento. E poi comincio a fare quell'attacco là che comunque questi attacchi qua, alcuni attacchi che sono schivabilissimi qua. Qua non voglio rischiarla, vediamo. Ok. Ecco, questo qua è fattibilissimo, ormai ho capito come farlo. Vabbè. Come ho fatto prima allora? Non si illuminano più di rosso, che bastardata! Vabbè, dai. Questo attacco qua non ho capito ancora al 100% come dovrei schivarlo bene bene. Mi colpiscono sempre. Perlomeno ti fa poco danno. Sì, cheat. C'avevo l'invincibilità! Come ha fatto a colpirmi? Cioè, ero nel momento di invincibilità, ma ha colpito lo stesso. Vabbè, va. Non ti può colpire due volte di fila. Ma ha colpito due volte di fila. Comunque la devo colpire 10-15 volte, tipo, per più o meno la devo colpire per ucciderla, penso. Forse di più. Poi non lo so se a un certo punto la barra scende più velocemente, per esempio, anche però. Sì. Madonna, madonna, vabbè. Devo colpire per forza.
Snowbiz, non rischiamo. Che attacco di merda, ma ecco. Vabbè, mi deve colpire per forza. Che attacco di merda, ecco. La Snowbiz, c'è la Dog Salad trollato. No, Snowbiz, no? Ai. Quello lentissimo, che merda. Vabbè, sono morto. Posso dirlo che culo. Sto attacco di merda. Voglio provare una cosa. Cammino qui vicino. Non mi ha colpito una volta. Funziona o non funziona come strategia? Sì, sto attacco di merda, madonna. Devo curarmi. Sperando che non mi trolla la Dog Salad, che non mi ha trollato. Madonna, come l'ho schivato quello. Di nuovo sto attacco del cazzo, madonna. Forse ho capito, ok. Penso un po' di aver capito sto attacco. Dai, perché questo non è dorato? Vabbè, le lance del cazzo, madonna. Niente, questo attacco è infamissimo. Ma ha trollato pure la Dog Salad. Perfetto. Addio. Dai. Mi danno invincibilità per più tempo. Il quaderno e gli occhiali che ho come armatura al momento. Quando mi colpisce l'invincibilità dura di più. E non è male, vedi, fidati. Avrei preso molti più danni se no con così. Devo gestire il meglio più possibile e prendere meno danni possibile. È quella la cosa. Meno danni prendi, più è facile gestire il tutto. Perché se ne puoi attaccare anche di più e ucciderla prima. Lo so, può sembrare scontata come cosa, ma è così. Ok. Bruttino come attacco, però ok, va bene. Ok. Madonna mia, sto attacco. Vabbè. Perché quando ti curi perdi un turno, e quello è anche il problema. Ecco, mi ha trollato, perfetto. Questo lo possiamo tankare.
tra virgolette. Ok. Non mi puoi trollare due volte su due. Oh. Cheat. Poi mi ritrolla. Adesso no bis. Questo attacco è una merda, non si capisce un cazzo. È un altro attacco di merda. Vabbè. Anzi, mi ha colpito una sola volta. Dato che di solito mi colpisce due. Vabbè. Snovis. Sì. Perché mi fa sta attacco? No, ho sbagliato. Vabbè, anzi, almeno 1000 di danni l'ha fatto. Fase di stall. Dai. Ok, questo qua. Devi camminare sempre, evitare le frecce che ti compaiono, sono quelle davanti, basta che dai, vabbè. Mi stanno colpendo tutte. Prima era funzionato così. Vabbè, dai, cioè. Sì, mentre sono invincibile mi colpisco. Vabbè, va. Cioè, tanto mi colpiscono lo stesso. Finito le cure, tanto non posso fare più cazzo. Ecco. Dio maiale, madonna puttana. È un po' a culo alcune volte, però, dai. Perché delle volte ti sparano preciso, cioè, ma certe volte ti sparano a cazzo e non ti colpiscono, cioè, dai. Sta battle boss del cazzo. Poi le insalate di merda che sono RNG. C'è troppo RNG in mezzo. Quelli lenti ogni volta non si capiscono, non te li tira mai nello stesso modo. Non è come questi li tira sempre allo stesso modo, ecco, pure sbagliato. Quelli lenti te li tira sempre in modo diverso. Visto? Questi forse no, ma continua a sbagliare. Sono troppo lenti, non si capisce. E te ne manda tutti insieme, ma se sbagli un secondo, il timing è affanculo. E sei morto. Altra lancia addosso. Ma questa è la prima volta lo becco bene. Non me lo prendo sempre. Impossibile, a meno che non sei Dio sceso in terra. Ecco, si parte. Non rischiamo.
attacco ecco, so che mi colpisce sempre. Ah! Questo qua è un altro attacco di bastardo. Lì sarei stato colpito 10 volte se non avevo l'invincibilità, per esempio. Solo 10 mi ha dato, vabbè. Ah! Qua è un problema. Ah, vabbè, ho capito. Penso. Dai, era doppio dorato, attacco dorato lì. E vabbè, dai, però queste frecce del cazzo. Niente. Cioè, mi sto facendo colpire pure da questo, no? Vabbè, no, non è cosa, cioè. Questo attacco poi l'ho fatto una volta in croce, cioè. Forse era meglio che non lo dicevo perché mi ha colpito. Dai! Non mi ha curato. Sono morto. Addio mondo crudele. Ma come fai? Dai. Questa è una run buona. Questione di pratica anche, giustamente. Fatto che se stacco ricomincio domani. Il problema è che io perdo la manualità che ho già oggi acquisito. Perché devo è come se devo ricominciare a capo. Per quello voglio batterla oggi. Se no domani devo prendere più tempo. Quando... se ce la faccio oggi è meglio. Tu dici, ma te le ricordi le cose? Sì, non è quello, però... cioè, non è la stessa cosa... vabbè, di farlo subito. Lì quella era al centro, non me l'ha considerata al centro. Alcune volte non la capisco. Se prendessi sempre dorati non è che sarebbe male. Una parola. Chissà se esiste uno al mondo che prende sempre il centro. Ha preso il centro! Due volte! Doveva darmi l'attacco potente. Non l'ha fatto. Capisco perché alcune volte lo dà, altre o no. È trollato. Devo aprire Dog Salad, va. Così se perdo perdo all'inizio e non rosico. Cioè rosico di me. Ecco.
Usiamo questa strategia. Ma il problema, madonna, è sto attacco del cazzo. Ma sta andando male, che è una run brutta questa. Una run brutta, sì. Non me l'ha preso. Vabbè, impossibile vincere questa run. È un miracolo, non la può far vincere. Dai, un solo danno. Vabbè. Dai, ma perché mi fa sempre questo attacco di merda? Qui non dovevo farmi colpire. Faccio colpire troppo. C'è nulla da fare. Qui nemmeno. Quelli erano due attacchi che non dovevo prendermi. Chiedermi come ho fatto. Vabbè. Madonna mia. Dai, ma incastrato. Che madonna che stronza però. Perché non facevo uno che moriva tipo mo? Vabbè. Devo farti fare sempre fino alla fine, oh. Tanto mo perdo, cioè, non riesco a farla qua, visto? Cioè, non è possibile. Comunque la strategia di usare gli Snowpiece alla fine ha senso. Non ce la faccio, cioè, fin quando non imparo a doggiare meglio alcuni attacchi, almeno un paio di due o tre attacchi, non ce la faccio. Praticamente devo masterare almeno tre attacchi, tipo, che non devo prendere danni proprio 0-0. Oppure fare tutti gli attacchi dorati, tipo. Se faccio tutti i danni dorati già sarebbe morto. Vabbè. Ok, almeno qua questo è andato bene. Vediamo. Questo era un attacco dorato, porco cane. Perché non me l'ha dato? Ho fatto doppio centro. Non ho capito in base a che cosa da lì da sto punto. Questo non era certo. Pensavo di essere un po' più a sinistra. Ok. Vabbè. Oh, quasi.
Piango. Dai, ma perché sto attacco del cazzo? Ma qualcuno mi spiega un modo semplice di superare questo attacco di merda. Sempre mi colpisce, sempre. Dai, la rana era partita bene, porco cane. Ho fatto pure degli attacchi perfetti che non faccio mai perfetti, praticamente. E certo, che non stai più seguendo molto. L'avevo capito. Massimo, sto un'altra mezz'ora a provarci, poi basta per oggi. No, vabbè, ho anticipato. Sì, vabbè. Tanto ho perso. Dai! Questo è già perso. Troppi errori. Stavo vedendo se avevi scritto qualcosa a Niccoli. Quella è colpa mia. Dai, sto attacco. Ecco. Cioè, non è possibile sto attacco. Non c'è una strategia, cioè. Cioè, non esiste strategia. Devi passare. Ecco. Una parola, perché si muove un botto. Cioè. Vabbè. Questo qua non si capisce un cazzo, perché boh. Hanno deciso di non farti capire un cazzo. Un dorato. Non mi fa recuperare un cazzo perché adesso sta andando male. Devo fare tutti questi attacchi complicati. Questo lunghissimo come attacco. Madonna, madonna. Vabbè, mi ero salvato. Vabbè, un danno. Dai, quanto dura quell'attacco? Allora c'è questo qua. Crepato. No, stranamente. Vabbè. Mi prendo i danni a gratis. Perché non sono andato tutto a sinistra? Sono scemo in culo io. Non so come ho fatto, non chiedermelo. Io ho detto sono morto.
Ma tanto crepo comunque, cioè guarda, guarda. Cioè, guarda, guarda. Durante l'invincibilità mi continua a colpire, cioè. Come fai? Ma come non mi ha colpito quella lì, per esempio, invece? Cioè, buh. Ah, quasi colpito quella lì. È qui che perdo. Ecco. Cioè, capito, cioè. Arrivo sempre così. No, ti porta alla base direttamente. Ale. E rischiartela tipo così praticamente. Ecco. Per fortuna mi ha dato questo. Dai, ma cos'è sono queste cure di merda così? Vabbè, però ho una fortuna, non ce l'ho. Ho una fortuna, non ce l'ho oggi. Dai, almeno un solo colpo, vabbè. Guarda, non mi danno... Vabbè, dai, grazie, Dog Salad, miglior cibo per curarsi al mondo. La fortuna proprio. Ma la vinci sta run? Ma come la vinci che non gli ho fatto danno? Cioè, se le Dog Salad non ti curano, cioè poi uccidimi. Cioè, ma non ti rendi conto? Devo stare sull'RNG e quello è il... La merdata. Non ti cura, non ti cura. La prendi in culo. Semplicemente. Non c'è nulla che ti cura così tanto fino ad ora nel gioco. Quindi l'unica cosa che ti può curare è quella, cioè. Pure ride sta cazzo di Andino. Vabbè, pure l'attacco di merda. Ho girato in anticipo. Perfetto, dire. Vabbè.
Vabbè. Ero morto, stavo andando in faccia. Guarda. La mia fortuna con le dog salad è finita, mi sa. Dai, questo era dorato! Una buona ne ho trovata. Il primo era al centro, non me l'ha considerata al centro. Ecco, il colpo che non mi sono preso prima l'ho recuperato ora. Interessante. Qui è perso. Già capito. Ma c'è una dog salad che mi cura. Vabbè, dai. C'hai visto? Non ti cura. Cioè, vabbè. Serve qualcosa che ti cura così tanto, per forza. Cioè, era andata bene la run fino a quel punto. Se decideva la dog salad di curarmi, ce la potevo fare. No, ha deciso di non curarmi. C'è troppo RNG in questo, in questa cosa. E il la perfect run non la fa nessuno, no? Uno su 100 miliardi in sto gioco. Non credo proprio che fanno tutti la perfect run zero damage. Te non la farai mai la Genosid, mi sa. Vieni, ecco, volevo dire. Però poi alla fine Unbound che hai fatto? Sì, ma non è questione di tutorial, questo non può guardare manco tutorial, è questione di giocarlo e riuscire a farlo. Non esistono tutorial qua. Anche volendo, per dire, dici ti guardi un video offline e lo provi a superare. Questo lo so Dio io, non così a lui. Qualche strategia, magari qualche consiglio qualcuno potrebbe darti, se c'è qualcuno che sa come superare meglio certe cose, ma il tutorial su una cosa del genere c'è questione di abilità. Ecco qua doveva darmi dorato, bastardone. Pure qui questo era un altro dorato. So danni. Grazie per avermi curato per una volta, Dog Salad. Devo ringraziarla quando mi cura. Avevo dato troppo per scontato, mi sa, Dog Salad. In realtà non lo è così tanto. Come vedi. Qua, questa qua. Qui non riesco a gestirlo. Proviamo, chi c'era qui di attacco? Sempre questo. Lo sapevo. Questo in realtà è quello gestibile. Se non sbaglio. Porco cane, oh! E alla fine mi ha trollato la dog salad.
Ma non credo in te perché tu. Lui l'abbiamo fatto il per. Perché tu sei quello che ha abbandonato pure Unbound. E tanti altri giochi. Non è che non ti credo. Ci sono i fatti che parlano. Questa è l'ultima run. Dopo di questo stacco, basta. Dai, domani a mente fresca riesco a farlo meglio. Anche perché devo fare l'abyss su Geshin. Già devo traverdare su Geshin. Oggi divento matto in generale. Oggi pure su Geshin c'è da impazzire per me. Quasi quasi non la faccio. Ma che cazzo faccio? Quindi non c'è nulla da fare, quindi la faccio. Ecco. Grazie gioco. Un turno perso. Anche se non prendo danno cose, è un turno perso pure. Un altro turno perso. In realtà qua potevo attaccare, ma non mi ricordavo che era questo l'attacco che faceva lui. Era al centro quello. Va bene. Dai! Madonna mia. Che odio. Ma se c'è mi dici qual è l'attacco che odi di più in Andin è questo. Tutti gli altri anche un po' a culo se vuoi li riesci a superare. Ma questo qua. Grazie Dog Salad per non funzionare mai. Vabbè dai, Alt F4 per oggi basta. Già devo tryhardare su Genshin, non voglio impazzire, già oggi c'ho da impazzire abbastanza. E quindi? Non ho capito. Per te forse è un problema, per te è un problema, puoi andare, quello è il problema. Comunque, ora poi passo su Genshin, forse fra 10 minuti, un quarto d'ora, così ritorno. Non credo ti interessa Genshin, quindi ciao ciao.